Siamo col vicepresidente Antonio Delli Bovi. Antonio, è tanta la delusione al termine di questa partita contro Pozzuoli che ha visto i nostri gialloblu sconfitti 74-84. Buonasera a voi. Sì, la delusione c'è stata. Noi siamo stati sempre carichi dal pubblico, abbiamo sostenuto i nostri ragazzi, però purtroppo, ahimè, l'ultimo quarto abbiamo avuto un po' di difficoltà. Sarà stata la stanchezza, saranno state le tante vittorie di seguito, eravamo alla settima se non erro, e quindi per il momento abbiamo salutato il nostro caro sole giallo in classifica. All'andata era arrivata una sconfitta contro Pozzuoli, sconfitta è stata anche stasera, però al termine di due prestazioni differenti. Tu che hai avuto la possibilità di vederle entrambi, si è notata la differenza tra la partita d'andata in cui praticamente non c'era quasi mai stata gara e questa sera che Bellizzi è stata avanti in più di un'occasione anche di 10 lunghezze? Sì, no, infatti la differenza si è vista, oggi c'è stata più la squadra che noi abbiamo pensato e che è venuta fuori dopo un po' di tempo e dopo una serie di partite e dopo le giuste direttive da parte del direttore sportivo, da parte del coach, finalmente siamo arrivati a un punto per cui ci siamo misurati comunque con una squadra che ha degli elementi importanti in campo, è un roster di tutto rispetto, quindi sinceramente questi 10 punti di lunghezze che ci hanno, se non erro 10 giusto, che ci hanno diciamo staccato, effettivamente la differenza si è vista, potevamo fare di meglio, potevamo tenere ancora duro, però sono sicuro che ci rifaremo. Sei stato negli spogliatoi, ti chiedo qual era il morale dei ragazzi. Vabbè, dopo una partita del genere che erano carichi, l'ho sentiti stamattina, l'ho sentiti ieri sera, giustamente nell'immediato successivo una sconfitta, non è che stavano danzando, esultando, però ci siamo già rimboccati le maniche per riuscire a far meglio per la settimana successiva. Per fortuna il calendario ci pone davanti subito un altro impegno casalingo, l'occasione giusta per riscattare il passo falso e far tornare a valere la legge della Pala Berlinguer, dove ricordiamo quest'anno sono passate soltanto due squadre, compresa quella di stasera. E infatti due squadre che poi sono le prime due in classifica, noi l'abbiamo sempre detto, al Pala Berlinguer non si passa, e vabbè, per loro due c'è stata l'eccezione, serreremo ancora di più i cancelli ed eviteremo passi falsi in futuro.